Cari amici, buona giornata. C'è un raggio di sole che ci affianca e siamo qui in un piccolo ambiente al bordo di, diciamo, di una specie Di selva. di selva, piccola foresta, dove, ecco, in questo ambiente vogliamo mostrarvi alcune qualità di erbe. E all'inizio di questa puntata sulle erbe vogliamo ricordare che proprio il Signore nel paradiso terrestre ha dato come nutrimento sia agli animali come anche agli uomini ogni qualità di erba che produce i suoi frutti, i suoi semi e si riproduce. E quindi, se vogliamo, lontane dall'inquinamento, lontane da tanti passaggi di animali che possono procurare delle difficoltà. Ecco, quando l'erba è nella natura, è veramente un cibo, un nutrimento che fa bene all'organismo, no? E che ha tante buone qualità per nutrirci. Ecco, in queste qualità di erbe, ancora una volta è esperto Francesco, che pensiamo, no? Noi l'abbiamo presentato come esperto di animali, perché è veterinario. Però la sua passione è la È la natura. natura. Per cui adesso cominciamo a vedere un po' quante sorprese ci riserva questo boschetto. Sì. La prima che vorrei farvi vedere, questo qua è un bellissimo cacigno o grespigno. Crespigno. Grespigno, non San Crespino, vedi, cioè grespigno. Crespigno Sì. sarebbe, insomma, diciamo, il nome in Sì, italiano, diciamo, esatto, di conosciuto questa tutti quanti. erba. Invece, nella zona qui, effettivamente, Beh, è tutti quanti, conosciuto come cacigno. cacigno. Sì. Ecco, Ecco, allora che raccogliamo, meraviglia, questo qua è proprio. veramente Una bellissimo proprio. cosa, ecco. E qui ce ne Anzi, sono sono due, no? due, sì, sono due. Due piccole piante che vengono poi. Poi verranno pulite, ce le mettiamo da parte, così dopo possiamo preparare anche qualcosa. Sì. Ecco, ad esempio qua c'è un'erba, in italiano si chiama lattughello, mentre da noi lo chiamano ragnapurced. Ecco qua, ad esempio, vediamo la borragine. Ah, che meraviglia. No, qua invece, Mantengo io mantieni, ho visto da il quella parte cestello. invece un bellissimo cicorione. Questo è il cicorione dolce. Un'altra erba che non può mancare nella nostra ricerca, perché è veramente buonissima, è il caccialepre. Allora, questa qua invece è la classica cicorietta. Qui, e poi qua vediamo che di solito in questo periodo, il periodo autunnale, non cresce il finocchietto, invece siccome c'è la temperatura Ancora mite. ancora mite, è uscito di nuovo anche il finocchietto, che se uno fa un pancotto lo deve mettere per forza perché dà un sapore proprio particolare. Qui invece abbiamo trovato, allora, il cicorione dolce come abbiamo trovato prima, che è questo qua, che è Sì. molto bello. E vicino a questo c'è anche il cicorione amaro. Amaro. Allora, quello lì abbiamo detto che è il Megalorizon, e questo qua invece è proprio il Tarassaco, Ah, ho capito. Sì. il Tarassaco officinale. E qui vicino c'è anche la Silene, che è un'erba che non viene consumata troppo dalle nostre parti, però è Non si un'erba sente. buonissima che io quando trovo la metto sempre nel misto. Sì, ma ti posso chiedere perché, cioè, come mai hai conoscenza di tutte queste erbe, no? Allora, Quando è? ho avuto un grande maestro, maestro di caccia, di funghi, di erbe, che era zio Mario Pennelli.
E quando andavo con lui, io fin da piccolo andavo con lui, Mario Pennelli, ricordiamo che è il marito della nipote di della Padre nipote di Pio, Padre Pio, di esatto, di Pia Pia Penè Forgione, Forgione. esatto. E Ecco, quando e trovavo quindi. questi cicorioni qua amari, lui sapeva che piacevano molto a Padre Pio, per cui li faceva sempre un po' da portare in convento, glieli cucinavano e Padre Pio, probabilmente per fare contento zio Mario, ne mangiava un paio di forchettate, perché sappiamo che Padre Pio non mangiava Mangiava praticamente poco. quasi niente proprio. Però quando gli Però portava queste, questi cicorioni, insomma, dava gli faceva soddisfazione a zio Mario, sì. bello questo, no? Ecco, cari amici, continuiamo la ricetta sulle erbe. Abbiamo visto tante qualità di erbe in un prato, in un boschetto dove Boschetto. abbiamo raccolto queste erbe. E con le erbe sappiamo bene che si possono fare tante cose. Quest'oggi vi vogliamo presentare la ricetta del pangotto. Ecco, del pangotto. Mentre Francesco stava preparando il pane, ecco, il nonno ha detto che devi fare il pangotto a taccone. Così, ecco, è un pangotto particolare, no? Che diciamo si usa fare nelle campagne soprattutto. Ed era un po' il cibo dei pastori, di chi aveva la possibilità di raccogliere queste erbe e nella semplicità di questa ricetta, ecco, si aggiungeva il pane, quindi le erbe e poi ci sono anche altri elementi che si mettono. Ecco, ho visto che si era preparato altri ingredienti per questa ricetta. Ecco, Fondamentale. fondamentale. Ecco, ti chiedevo, Francesco, di dirci un po', di presentarci un po' con la ricetta, ma anche di dirci chi è l'artista, L'artista, l'artefice certo, di questa l'artefice. ricetta. Anche perché volevo tirare davanti questo strumento, è possibile? Guarda, certo, si combina Perché tutto. il nonno sempre mi diceva che questo strumento, Attento che scoppia. che È il monaco. ecco, che con il quale si mette fuori, diciamo, questo Fare recipiente per quello bollire le verdure, ma poi si accosta al fuoco. fuoco E perché quindi questo certo strumento nella zona di qua viene chiamato monaco il da monaco. oggi si Dovete chiamerà sapere che i frati in questa zona in genere vengono chiamati monaci. Pure Padre Pio veniva chiamato il monaco, va bene, anche se c'è un po' di differenza, però l'idea, ecco, è che chi viveva in un convento era chiamato il monaco. E allora, ecco, questo strumento che ci serve per avvicinare la pendola, il paiolo, si chiama questo, come si si chiama? chiama Callara, Callara, la Callara, Callare, San Giovanni Callarella, Callara, piccola Callara. che è in rame, non si vede che è in rame perché il fuoco l'ha annerita, però è in Annerita, rame quindi tutta questa, stagnata. ecco, questo quindi viene messa sul È fuoco, proprio sul sul fuoco, fuoco a esatto, a legna. legna. E allora Esatto. riavviciniamo questo Riavviciniamo, se strumento. vogliamo far vedere un po' gli Sì, ingredienti che ci sono. Sono vari tipi di verdure, quelle che abbiamo raccolto nei campi. In più è stato aggiunto dei pezzi dei di sapori, finocchietto, che è finocchietto, molto sì. importante, la E poi cipolla, nascosto sotto questa verdura c'è anche la patata. le patate Patata locali, locali che che sono delle sono patate con la buccia rossiccia, rossiccia. che hanno una particolarità, cioè è una buccia sottilissima che si mangia insieme al Ho non deve capito. Quindi queste essere. patate vengono coltivate su Monte Calvo, la zona di Monte Monte Calvo, Calvo. la patata di Monte Calvo, che è una patata particolare. Bene, noi ci Quindi adesso riavviciniamo avviciniamo, un se no po' non cuoce questo, mai. Ok, ecco appunto, se no poi eccoci qua, così. E allora chiediamo parlavamo un poco, ecco, dell'artista. L'artista, l'artista, e allora siamo in lo località. chef, il Lo cuoco, chef, ecco. sorry, yes. Siamo in località Pontone Longo di San Giovanni Rotondo. E siamo nella masseria dei signori Placentino, che sono qui. Ospiti, A ospiti fianco a me graditi. c'è Salvatore, che è l'artefice di questo piatto, che poi, peccato che con la telecamera non si riesce
dare anche il senso del Il sapore. sapore. Io ho già l'acquolina in bocca, sarà una cosa Ecco. buonissima. E quindi lui, insieme alla sua famiglia, ci hanno ospitato per fare proprio questo pancotto. Possiamo vedere Lorenzo, che è il papà di Salvatore, ed altri amici che stanno per l'occasione sono venuti a vedere un po', a Condividere condividere questa pietanza, è così. questa pietanza. È un ambiente particolare, cioè al di là che è una masseria, diciamo, no? Con un bel camino, e anche poi ci sono tanti di quegli strumenti, quegli oggetti che sono stati lavorati, no? Di oggetti di legno che sono stati lavorati sempre Da Lorenzo, la maggior parte da da Lorenzo, da Lorenzo. Lorenzo. Sta bene, sta bene. E quindi, Salvatore, che cosa ci può dire di questa ricetta? È da parecchio che tu fai questa ricetta, Sì, da Salvatore. molti anni che facciamo Molti sempre la versione panicotta dai cascavalli, dall'azienda, tutto qua. anni. Però oggi la presenza di Francesco ci facciamo un bel pancotto. Un bel pangotto. E quindi diciamo che sei esperto di questo Sì, pangotto, sì, sì. sì, sì. Anche perché poi in fondo c'è cioè una ricetta abbastanza Sì, il semplice semplice è giusto. da preparare. E però è gustosa da mangiare, La bontà ecco. poi sta soprattutto nella diversità delle erbe che vengono messe, quindi quando le vai a gustare senti proprio un'armonia di sapori con queste erbe, ovviamente tutte naturali, che danno proprio un sapore particolare a questa pietanza. Bene, e allora noi aspettiamo con tanta pazienza, La il prossima. momento in cui possiamo gustare questa pietanza. Continueremo a monitorare tutti i vari passaggi, nella preparazione Soprattutto. di questa pietanza e dobbiamo avere appunto, ci vuole il tempo. Per tutte le cose buone, soprattutto, bisogna avere pazienza e perseveranza. E allora noi ci risentiamo presto per poi ecco, gustare e anche dirvi altre cose su questo pangotto, ma soprattutto sulle erbe, diciamo, no? Ecco, ci vediamo più tardi. Ecco, cari amici, il pangotto, anzi, diciamo, le verdure e le patate sono quasi pronte. E ci ha raggiunto Giuseppe, che è il nostro esperto di collegamento con tutte le cose, le qualità, diciamo, mediche o tutto quello che può aiutare il nostro organismo in queste pietanze. E quindi oggi ci parlerà appunto di ciò che noi possiamo trovare di buono nel pangotto, diciamo in generale, no? E quindi allora che cosa ci puoi dire di bello e di Certo. buono? Beh, il pancotto ha sempre rappresentato per i pastori, ma anche per la popolazione, un alimento sicuro, specialmente nel periodo invernale. Infatti, approvvigionarsi di erbe, specialmente intorno al paese, dopo le piogge, eccetera, è sempre stata una possibilità degli abitanti del Certo. Gargano. Tant'è che c'è proprio una vera e propria cultura. Conoscenza delle erbe spontanee. Anzi, ci sono negli ultimi anni anche a disposizione diversi testi, diversi libri che riportano nella stessa, appunto, nello stesso libro sia la cultura storica del popolare delle erbe, ma anche tutte le caratteristiche fitoalimurgiche delle nostre erbe. Sono interessantissimi perché, appunto, andando per campagna e raccogliendo le varie erbe, tornando a casa c'è di che farsene Portiamo la una provvidenza. cultura. Ed effettivamente il pancotto è un toccasana proprio perché al suo interno, come sappiamo, ci sono le patate. C'è il pane e queste erbe. Mentre patate e pane rappresentano un po' una costante del pancotto, le erbe cambiano a seconda della stagionalità. C'è il periodo in cui noi abbiamo la borragine, abbiamo le bietole, la sanapa, poi ecco, Le le varie, le cicorie, ecco, cicorie, i tutte le varie qualità. cavicelli e di qui tante altre
tipologie. Davvero da novembre che comincia appunto il suolo a restituire questa bontà delle erbe sino a maggio c'è sempre la possibilità di raccogliere molto. Ora, andando ad analizzare il pancotto, possiamo vedere che all'interno già il pane e le patate danno un grosso contributo di carboidrati sotto forma di amidi e sotto forma di carboidrati complessi, che quindi rappresentano una fonte energetica immediata. E unendo alle qualità delle erbe, che sono sicuramente poco caloriche, ma molto ricche in vitamine, molto ricche in sali minerali, arricchiscono da un punto di vista nutrizionale questo pasto. E poi l'immancabile olio d'oliva e l'aglio che apportano il contributo calorico e con l'aglio sicuramente il sapore, ma sappiamo che l'aglio è un vero e proprio farmaco, è un Tocca vasodilatatore, è un antimicrobico, per cui è un toccasana. E facendo un calcolo calorico dei piatti, del piatto del pancotto, possiamo vedere che un buon piatto di pancotto associato a un bicchiere di vino, insomma, riesce a dare quelle anche 500 calorie che, insomma, rappresentano un discreto, apporto calorico per un pasto. bene, insomma, quindi Vive il nella pancotto. semplicità c'è la genuinità, ma anche, diciamo, ecco, il benessere per il nostro Il piacere organismo. di andare a raccogliere le erbe, Anche, tornare a casa e allestire ecco, mostrare tutte le varie un'eredità, qualità e poi soprattutto gustarle. E gustarle. noi ci apprestiamo a gustare, ecco, questa pietanza Si sente un e odore, infatti. ecco, quindi siamo quasi pronti per l'assaggio. Assaggio, diciamo, mangiare Mangiamo, bene, mangiamo. poi dipende dall'appetito. Ci C'è sono tutto. alcuni che hanno digiunato da questa mattina per essere pronti Sì. ad assaggiare e a nutrirsi bene Bene, di tutte bene. Eh queste sì, cose bisogna buone. saper apprezzare le Eccoci cose, per qua. cui. Bene, grazie, Bene. grazie Giuseppe. Prego. Cari amici, ci ritroviamo ancora una volta per vivere insieme, ecco, una riflessione su ciò che vi proponiamo questa domenica, che sono le erbe che naturalmente crescono in tanti spazi, in tanti luoghi, nei prati, negli orti. E abbiamo visto come sono utili per i nostri bisogni e le nostre necessità. E soprattutto, ecco, vogliamo collegare a questa realtà della natura che ci dona tanto beneficio, vogliamo collegare l'esperienza e la spiritualità di un santo, credo che sia molto molto conosciuto, che poi è il nostro padre San Francesco. E abbiamo voluto prendere come esempio, come modello di questo nostro incontro, lui, perché sappiamo benissimo che ha lodato il Signore in tutte le sue creature e soprattutto perché al di là dell'amore grande che ha avuto per il Signore, dell'amore grande che ha avuto per Gesù, il Verbo incarnato, la sua nascita, il suo vivere, il suo Vangelo e poi anche l'Eucaristia che lui ci ha lasciato, e lui si è collegato tanto nella presenza di Dio nella natura. E questi due aspetti volevo proporre della sua spiritualità. L'umiltà. Umile significa, ecco, essere semplice, essere nella terra, essere nel suolo. E proprio le erbe, il rapporto agli alberi che possiamo vedere anche intorno a noi, che ci mostrano anche i loro frutti magnifici, le erbe restano nella umiltà, nel nascondimento. Eppure, nonostante, ecco, quella semplicità che le caratterizza, sono piene di tante cose belle, di tante cose buone. Anche durante il periodo un po' più freddo, diciamo, ecco, ho preso due piccoli fiori di calendula, ma anche tanti altri piccoli fiori sbocciano
e soprattutto danno la possibilità anche a tanti altri esseri, non soltanto l'uomo, ma anche a tanti altri esseri di nutrirsi, di avere il bene. E allora questa umiltà ci deve accompagnare anche nel nostro rapporto, nelle nostre relazioni con il Signore, ma anche e soprattutto con gli altri. L'umiltà, la semplicità e quella generosità che ci deve caratterizzare nel donare tutto ciò che il Signore ha messo nel nostro cuore, nella nostra vita, donarla ai fratelli. Francesco di Assisi è riconosciuto il fratello universale perché ha accolto, ha amato e ha cercato di portare al bene tutte le persone che incontrava, non soltanto le persone ma anche la natura. Pensiamo al racconto del lupo di Gubbio, ma come pensiamo anche a tutti gli altri animali che lui incontrava, e soprattutto a quello sguardo di pace e di serenità che portava nell'incontro con le creature e nel bene che lui voleva portare agli altri. Ecco, guardiamo a lui, lo vogliamo tenere come nostro amico, noi lo teniamo come nostro colui che ci ha dato questa spiritualità particolare, e attraverso lui vogliamo incontrare il Signore e incontrare i fratelli. Vi auguriamo tanto bene proprio con quel saluto che è uscito dal cuore del Padre San Francesco, di pace e bene a tutti. Eccoci, abbiamo gustato questa sera quest'ottimo pancotto con tutte le erbe che Francesco ha raccolto, e vogliamo, a conclusione di questo incontro, vogliamo ringraziare questa famiglia che ci ha ospitato, ma soprattutto vi vogliamo dire che le cose più semplici della vita sono quelle più belle e che danno più gioia. E c'è una canzone dedicata a San Francesco proprio che ci dice: e le cose semplici sono le più belle, sono quelle che fanno crescere il cuore. E allora grazie per questo incontro, ma soprattutto vi diciamo che tutto ciò che è intorno a noi, ciò che ci nutre, che ci dà forza, ecco, lo dobbiamo accogliere come dono di Dio, ma anche lo dobbiamo usare per ritrovarci insieme nella gioia e anche poi per creare sempre il bene intorno a noi. E perciò tutti insieme vi diciamo pace e bene.